Salve a tutti ragazzi e benvenuti per la prima volta su BeamNG Drive. È la prima volta che gioco da computer. Questo è un gioco che è un gioco di guida, però simula molto la grafica di un incidente con la macchina. Ho deciso di fare un po' di esperimenti. Ho già scaricato qualche mod, ce l'ho già da un po' di tempo. L'ho trovato su Steam a 23,50€, quindi un prezzo abbastanza intermedio, ed è anche un bel gioco. Per esempio, noi abbiamo una di queste, si può guidare. Adesso sto usando una mod del cambio manuale, quindi sono io che cambierò le marce. Ci sono dei tasti, tipo per esempio adesso se sbandassi nella realtà dovrebbe succedere questo. Questo è ciò che potrebbe succedere. Ah, dicono che la grafica sia molto reale. Infatti ho provato riproducendo degli incidenti più o meno che ho visto sulle dashcam e vengono più o meno bene. Quindi in realtà è abbastanza buono come simulatore. Infatti oggi ho scelto tre automobili che adesso andiamo a vedere che dovranno affrontare tre sfide. Queste sono le tre auto che ho scelto. Tre auto leggendarie, tutte degli anni 80. Ho preso una Countach, un F40 è una Porsche 911 Carrera dell'84. Allora, queste auto adesso proveremo sia il crash test classico, quindi andremo contro un muro come nei crash test soliti. In realtà i crash test di queste auto direi di non prenderli proprio alla lettera perché sono mod, soprattutto quello della 911 Carrera perché è una mod di auto che sono auto un po' solide, non si spacca molto, cioè tipo il cofano non si può aprire, gli sportelli no. Andremo contro questo muro comunque. Allora, direi come primo test dall'F40 è già in posizione, quindi la proviamo subito. Allora, raggiungiamo una velocità di 100 km/h oppure la massima, però io direi per convenzione 100 all'ora. Hanno trazione posteriore, spero di poterle governare. Siamo già a 80, non va bene. Siamo in terza e siamo a 80, però. Sali, sali, sali. 100, 100. Oh, frena, 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 frena. 103. Questo era 103 all'ora, penso. Dopo rivediamo il video. Allora, la persona dentro. No. Allora, forse si sarebbe potuta salvare, però potrebbe essere andata addosso allo sterzo. Quindi. Penso sinceramente che molto poco possa essere sopravvissuta. Non so se il crash test in realtà sia così, però sta di fatto che non è andato benissimo. Però questo era il test ufficiale. Adesso, quando faremo le altre sfide, saranno un po' soggettivi perché non sono convenzionali. Però vabbè, questo era il test di questa dell'F40. Adesso andiamo con la Countach. Raggiungiamo sempre le 100 all'ora. Speriamo di governarla, perché diciamo la trazione posteriore è un po' un nemico, però dobbiamo raggiungere seriamente i 100, ok, 100, 100, 100 precisi, 100, l'ho preso un po' di lato, però non fa niente, allora, se non si fosse rovesciata, comunque sappiamo, cioè, infatti la persona non sarebbe sopravvissuta, e vabbè, sono auto degli anni 80, che cosa ci dobbiamo fare? Le stimo molto, però la loro sicurezza era un po'. Lasciava desiderare. Erano belle. Comunque è andata così. Proviamo questa. Questa non la prendiamo tanto alla lettera perché è di automation la mod. Quindi non è molto realistica. È più solida. Cioè, tipo, non come nell'F40. Se ne, non se ne verrà il cofano davanti perché è in seconda. Ok, già qui, se fosse questo il vero crash test, la persona dentro non si sarebbe fatta nulla. Ho spento io il motore. Però, diciamo, questo qui, la ruota si è praticamente entrata nell'abitacolo. Il vetro si sarebbe potuto rompere, però non lo potremo mai vedere perché la mod, come ho già detto, è di automation. Quindi prendiamo un pochino alla lettera. Comunque adesso passiamo agli altri test. Questo era quello, io lo chiamo test oggettivo perché era contro un muro e questa mappa è ispirata.
IHIS, quello che esiste nella realtà, un sito che esiste nella realtà. Questa è molto ispirata. Però adesso direi di andare nell'altra zona dove faremo un test un po' più meno convenzionale di questo con il muro. Rieccoci qui. Adesso le nostre auto dovranno affrontare una sfida classica. Dovranno saltare queste quattro sedan e praticamente ogni auto, tutte, se le superi tutte, sono 10 punti. Se arrivi al centro sono 5 punti e poi per il resto una è 75 e l'altra è 25. La prima è 25 e l'altra è 75. Ok, la prima ad andare sarà la Lamborghini Countach. Quindi la rincorsa si prende da qui. Quindi facciamo un po' di manovra, non andare giù nel fondo. Dicevo, da qui. Facciamo un po' interna la videocamera. Sono anche fatte bene queste moto. Allora, momento, retro. Freno a mano inserito perché sennò cadiamo giù. Allora, io vado, dovrò mettermi un po' dritto, sinceramente. Di nuovo nell'F40. Ok, qui. Pronti? Via. Via. Allora, di danni solo le luci, vediamo se stanno bene. Ok, sì, stanno benissimo. Le auto invece, vediamo se le ha. Bravo. Le auto non le ha prese per nulla. Bene. Allora, perfetto. La Lamborghini Countach è passata. Adesso, tutti sull'F40. Ok, eccoci qui. Entrare pure tu dentro altre auto che abbiamo fatto casini prima. Oh, tutte sgommano. Oh no, comunque sono mod fatte bene, però hanno comunque quelle pecche che non sono originali del gioco, anche se l'F40 è stata fatta da un utente e si trova sul sito del gioco, quindi tecnicamente è originale. Allora fammi prendere la rincorsa. Adesso non sarà un problema se finirò sulla Countach, perché tanto sono auto. Comunque c'è da precisare che sono tutte auto da buttare che noi usiamo per questi scopi ludici. Niente di. Ok? Allora, freno a mano inserito. Da dentro. Ho detto da dentro, però vabbè. Ok. 3, 2, 1. Prima dentro. Ok, superano tutte, non capisco come sia possibile, ma le superano tutte, non è possibile. Cioè, in realtà lo è possibile perché lo fanno. Bello qui. Infatti, di nuovo 0. Quindi tutti 10 punti perché. Ok. Forse avrei dovuto mettere più macchine, però sinceramente il computer può. Il mio computer è vero che può contenere abbastanza, però fino a un certo punto, e quel certo punto dopo un po' l'abbiamo superato, mi sa che può mettere fino a 20 macchine. Oh, questa ha anche un suono brutto però, eh. Allora, questa non ha la telecamera interna perché è un'auto di automation, e lo ribadisco perché tanto poi un giorno ci andremo su automation. Occhio qua. Allora, prendiamo la rincorsa. La rincorsa la prendo un po' a occhio, ma tanto. Ormai abbiamo capito che le superano tutte e quattro. Però vabbè. Allora, freno a mano dentro per prendere un po'. Vai, 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 via, 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 via. Speriamo di non salire in seconda. Speriamo, speriamo. Faccio vicinissimi alla. Perfetto. Oh, ci sono gli interni? No, non ci sono, però vabbè. Allora, neanche stavolta le hanno prese, quindi saltano bene su una rampa. Questa è la Large Metal Ramp. E quattro macchine le saltano bene. Fatemi sapere nei commenti se volete che torneremo con questa sfida di saltare le macchine. E passiamo all'ultima sfida del video. Eccoci qui nell'Utah, negli Stati Uniti. Qui
Perché, adesso la domanda sorge spontanea, perché siamo finiti in mezzo al deserto negli Stati Uniti quando eravamo sempre negli Stati Uniti, però in qualcosa di più industriale? Beh, io e il team di ricercatori inesistenti perché del gioco abbiamo deciso di lanciare giù dal canyon 3 milioni di dollari di F40, di Countach e di Porsche, che insieme saranno un 10 milioni di dollari, ma a noi non ci interessa e li buttiamo giù dal canyon. Ok. Adesso partiamo. Allora, perché in seconda? No, no. Allora, ci lanceremo giù avendo un po' di rincorsa da dove siamo adesso. Oh, senza disintegrarle, grazie, anche se tanto poi faranno il solo lavoro. Allora, vediamo da qui. Ok, un po' di retromarcia perché un po' di... No! Vogliamo un po' di rincorsa però, eh. Ok. Pronti? 10 milioni di dollari tutti insieme. Via. Oh, vediamo chi arriva più lontano. Ok. Una scatoletta. Ah, tu. L'abitacolo è più intero del crash test fatto al muro nel BMG Highway Institute. Ok. Vabbè. A noi non ci interessa. Mettiamoci dentro e andiamo. Vai, scusa. Io metto la prima perché non parte questa roba. Allora, lanciamoci sempre da qua. Acciù. Sempre da qui. Retromarcia, giù indietro. Occhio, tensione, tensione. Allora, aspetta che vorrei un po' anche vedere, sinceramente. Ok, da qua. Aspetta, aspetta, forse ho più rincorsa della... Infatti, da qui si partirà. Pronto? Posto? Via. No, mi si è incastrata. No, 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 vai giù, vai giù, vai giù. Vai, 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 vai. Brava, brava. Ok. Ah, si è presa tutte le scale. Ed ecco che 100 milioni di dollari se ne sono andati in fumo. No, 100.000 dollari sono andati in fumo. Infatti, di qua. No, ma io volevo anche le scale. Cioè, le scale le avevo messe a posto. Vabbè. Forse era più distrutta prima. Però mi è piaciuto che non ho avuto intoppi. Aspetta. Non è vero, gira ancora. Però vabbè, non ci interessa. Ma prende troppi tossi, non va bene. Oh! Ok. Abbu, è il risultato di prima. Diamole la per buona sia quella di prima sia quella di adesso. Va ancora. Ma dai. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, lasciate un commento se volete che BeamNG torni, ditemelo nei commenti. Per questo episodio è tutto e noi ci rivediamo alla prossima. Passo e chiudo!